about your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Ciao a tutti! Oggi vi voglio fare la review mia, personale, della palette di Neve Cosmetics, la Duochrome. Probabilmente la mia sarà l'ultima review del web, perché ormai ne hanno parlato veramente tutti, però ci tengo anch'io a dire la mia. Allora, io l'ho presa da un po', sarà un mesetto, sì, forse anche un mese e mezzo, e quindi l'ho provata un bel po'. Ah, durante il video vi lascio anche ad alcune immagini di trucchi che ho realizzato proprio la settimana scorsa, da lunedì al venerdì, che sono appunto i giorni in cui io praticamente mi trucco soprattutto per andare al lavoro, e ho utilizzato sempre solo questa palette senza altri ombretti e senza basi particolari, quindi sempre solo questi. E ho utilizzato questi ombretti da asciutti, bagnati non li ho mai provati ancora perché sono veramente super scriventi. Allora, vi dico cosa ne penso. Allora, avrete capito che il mio giudizio è senz'altro positivo. Per me questo è sono i primi ombretti di Neve Cosmetics che provo. Finora io di Neve Cosmetics avevo sempre provato o blush trovati nelle varie box, o avevo sia acquistato dal sito ma altri prodotti come i pennelli, creme tipo la gianduiosa, la mirtillosa, insomma matite, cose così, ombretti mai. E devo dire che questi mi sono veramente piaciuti tantissimo. Allora, innanzitutto mi piace il fatto che ci sia tanto prodotto, perché comunque si tratta di 10 ombretti belli grandi, tutti naturalmente vegetariani e vegani, questo è importante. Sono quindi 10 ombretti da 3 grammi ciascuno, in un packaging molto compatto e leggero, quindi facile anche da trasportare senz'altro. Ho sentito di ragazze che si lamentavano del fatto che non riuscissero ad utilizzare proprio, diciamo, tutti i vari colori contenuti in questa palette, ma io sinceramente non ho avuto tutti questi problemi. Sono riuscita ad utilizzare tutti questi ombretti per qualsiasi tipo appunto di trucco, poi insomma lo vedete anche dalle foto. Purtroppo la tecnologia che ho a disposizione io per fare foto di trucchi è quella che è, per cui insomma si capisce o non si capisce bene, ma comunque si può vedere anche dalle foto che ho realizzato comunque tutti questi trucchi combinando tutti questi vari colori senza problemi. Devo dire che i colori un po' più, diciamo, strani sono questi che tendono al verdolino, quindi questo che si chiama veleno e quest'altro pure che si chiama mela stregata, perché tendono comunque a rimanere un po' marroncini nonostante abbiano appunto questi riflessi un po' verdolini. Per me sono strani da questo punto di vista. Mi piace molto anche il fatto che dietro i colori vengano riportati con i vari nomi degli ombretti e con tutte le possibili sfumature che i colori appunto realizzano. E questo quindi è carino perché, diciamo, fa un po' da promemoria a quello che all'effetto che si vuole ottenere. Io ho adorato senz'altro i due viola, che sono Utopia e Chimera, quindi questo e questo, mi sono piaciuti tantissimo, ma anche questo bronzo che è Fenice. Questi sono i miei colori preferiti. Ho utilizzato molto anche il giallino, che è Polline, come ombretto illuminante,
Questo tende proprio ad avere anche dei riflessi un po' verdolini. E l'ho utilizzato appunto sotto l'arcata sopraccigliare e nella parte interna dell'occhio per illuminare. Ma insomma, in generale a me sono piaciuti veramente tanto tutti questi ombretti. Secondo me un'altra cosa molto positiva di questi ombretti è che quando li si stendono tendono a dare, diciamo, un effetto come se fossero ombretti cremosi. Quindi hanno un'ottima coprenza, non vanno affatto a evidenziare le rughette e hanno anche una fantastica sfumabilità. Infatti si sfumano benissimo anche tra di loro, per cui è possibile anche appunto combinare tutti questi vari colori tra di loro per creare anche dei nuovi colori. E io sono riuscita anche a sfumare insieme tre colori, cioè, quindi insomma è perfetta, secondo me è la palette perfetta. Forse è un pochino difficile riuscire a creare dei look diciamo delicati, insomma, diciamo che se ci si trucca con questi colori si vede che si indossa insomma del colore sugli occhi, questo è inevitabile. Naturalmente non sono colori adatti a look effetto nude, insomma, per capirci. Però a me veramente sono piaciuti tantissimo perché ho veramente visto che sotto la luce del sole, a seconda di come ci muoviamo, abbiamo tutti questi riflessi veramente assurdi, io oserei dire. E quindi insomma ecco, questi sono i colori. E mi piacciono molto anche i nomi di questi ombretti, per quanto la cosa possa essere interessante. Quindi questi sono, diciamo, i colori con tutte le loro sfumature. Quelli un po' più particolari, secondo me, quindi sono il giallino, appunto, che è polline, perché ha questo effetto un po' verde. Poi un altro particolare appunto è questo, che è mela stregata, proprio perché ha proprio questo effetto molto forte di trasformazione tra il verde e un marroncino rosso, insomma, è molto molto particolare questo. Gli altri diciamo, hanno più delle sfumature, diciamo, normali, tra virgolette. Forse anche questo, anche Utopia, che vira un po' anche sul rosino. E per il resto, insomma, hanno tutti delle sfumature un po' più, diciamo, attinenti al loro colore. Questi sono quelli più particolari, secondo me. Niente, io quindi ci tenevo a farvi sapere cosa penso di questa palette. Secondo me è una di quelle palette, di quei prodotti must have in una makeup collection, ma anche se non avete una makeup collection, è un prodotto da avere, perché alla fine comunque il costo è contenuto. Non me lo ricordo, ma ve lo scrivo. C'è tantissimo prodotto e, ripeto, secondo me è comunque una palette adatta a truccarsi anche quotidianamente, perché è vero che non dà un effetto nude, ma insomma non è nemmeno tutta questa cosa strana. Sono colori portabili. È senz'altro un must have perché difficilmente, secondo me, si potrà trovare in qualche altro brand un ombretto che ha queste caratteristiche così cangianti di colore. Sono particolari, non c'è niente da dire, sia nella texture che nell'effetto. Alcuni, non tutti devo dire, ho notato che soprattutto questi un pochino più scuri, quindi questi più scuretti, tendono a fare un po' di fallout, quindi bisogna stare un pochino attenti, ma anche con un pennellino, insomma, pulito, si toglie via tutto senza problemi. Quindi questa è la mia personale review della palette di Neve Cosmetics Duochrome. Io spero che anche la mia opinione vi sia utile, se ancora avevate dei dubbi sul fatto di acquistare o meno questo prodotto. Per me va acquistata senz'altro e quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio sotto al link di tutti i social network in cui mi troverete e alla fine di questo video trovate il link ai miei ultimi due video. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!
Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all.